Sì, grazie Massimo Kerchia, ovviamente soddisfatto. Non poteva andare meglio di come è andata oggi. Insomma, anche la vostra presenza evidentemente è servita per rinvigorire questa squadra che era reduce dal pesante 4-0 di Carrà. Sì, sì, è stata una settimana, come tutti sapete, particolare, che però ha avuto un lieto fine da ieri e oggi ancora di più, perché ci siamo ripresi la passione e la voglia di stare appresso alla squadra. Già da ieri con i dirigenti, i figli al seguito, siamo stati con la squadra. In settimana eravamo stati, io ero stato al campo a Teramo, allo stadio, con i ragazzi a strillarli e a incitarli. E sono entrato dentro il spogliatoio e gli ho detto: ma avete fatto il regalo più bello, questa è stata la cosa, ci siamo abbracciati e va bene così. E adesso bisogna continuare ad avere questo atteggiamento. Lei anche su Facebook aveva avuto uno sfogo, se così possiamo dire, sono stati 10 giorni brutti, difficili, oggi però la squadra ha risposto da squadra e vi ha fatto un grande regalo. Ma se ho fatto uno sfogo, se così lo vogliamo chiamare, sono stato anche educato, se quello è la cosa, perché prima di giudicare le persone, parlo in generale, anzi colgo l'occasione per ringraziare tanta gente di Teramo che prima che succedesse il finale in modo positivo mi ha mandato messaggi, mi ha sostenuto, tante persone in particolare di Teramo che credevano in noi, quindi questo ringrazio io oggi loro e nello stesso tempo ringrazio anche chi nello stesso momento ci ha criticato giustamente, come ho sempre detto giustamente, però oggi va bene così, oggi chi se ne frega, scusate la parola, va bene così, va bene la vittoria, va bene tutto quello che è successo, diciamo sono state due grandi vittorie. E quindi va bene così. Prima della partita, proprio ai nostri microfoni, Davide Ciacci ha detto che il progetto sportivo andrà avanti senza alcun problema, tra poco ci sarà il mercato, dunque si proseguirà su quello che era stato stabilito, era stato detto nelle scorse settimane. Intanto, prima di parlare di mercato, diamo merito a questi ragazzi oggi che hanno fatto una grande partita, poi per il mercato e per le chiacchiere c'è il tempo. Oggi grande partita e merito ai ragazzi, parliamo di quello, incominciamo a vivere. Io sta settimana mi ho imparato a far vivere alla giornata, a quello che è l'emozione di ogni giorno. Viviamo ogni giorno, ricordiamoci ogni giorno quello che è successo, perché come mi dice qualcuno, ogni giorno è diverso e non sarà mai uguale, quindi viviamo questo giorno, vediamo questo giorno, poi a gennaio si vedrà. So se ci sono domande, Andrea Jacopo, per Massimo Kerchia, io eventualmente passo l'auricolare. Puoi andare Jacopo. Lo speriamo, noi nel mister ci crediamo tanto come società, già avevamo cominciato a parlare di futuro col mister, quindi su questo potrebbe essere una certezza, quindi vediamo ogni giorno, ho detto adesso, vediamo ogni giorno quello che succede, perché ogni giorno è differente e andiamo avanti e cerchiamo in qualche modo di creare entusiasmo intorno a questa squadra. Io spero che domenica vorrei rivedere uno stadio pieno come è stato nell'ultima partita in casa, ricominciamo da lì e questi ragazzi vanno aiutati, perché poi sono tanti ragazzi giovani che possono avere delle difficoltà su delle partite. Quindi aiutiamo tutti insieme la squadra, lo chiedo alla città come ha sempre fatto, alla curva pure oggi, 30 ragazzi sotto la pioggia per 95 minuti senza mai smettere di cantare, qualcuno a petto nudo, eroe, e quindi va bene così, forza Teramo, andiamo avanti. Thank you.
Sì, l'ho detto prima, ho detto col mister, già avevamo cominciato a parlare e magari se non ci fossero state delle situazioni particolari che sapete tutti, magari già ci poteva essere qualcosa in più. Ora continuiamo, godiamo, ripeto, godiamoci questa giornata, non pensiamo ad altro, godiamoci questa giornata e faccio ancora una volta l'applauso ai ragazzi, tutto il resto aspettiamo. Diamo forza e sostegno alla squadra, al mister, ai ragazzi e anche alla società. Aiutateci anche a noi a recuperare energie perché ne abbiamo perse tante. Che mi ha fatto più male? Il sapere di essere innocente, uso la parola innocente, e essere messo sulla gogna mediatica, una cosa che ho ripetuto in settimana, che era assurda, e così è uscito fuori, che stavamo parlando di una cosa assurda. E quindi questo è quello che mi ha fatto più male. E niente, questo, vabbè, ho imparato una cosa in più nella vita, però va bene così.